Siamo tornati e questa volta con un ragazzo super giovane e super carino, come potete vedere. Bene, lui ha 19 anni, si chiama Stefano Menarte Estizi e fa questo lavoro da 5 anni, quindi ha iniziato più o meno 14 anni. Sì, più che un lavoro per ora è una passione, quindi perché comunque vado ancora a scuola e quando ho del tempo libero tutto quanto lo investo in questa passione, quindi mi metto lì con il mio computer, faccio disco e propongo un po' quelle che sono le mie idee. Quindi fai tutti questi progetti che sembrerebbe insomma stanno andando più che bene, stanno avendo successo. Successo è una parolona, però comunque ci sono delle potenzialità, diamo tempo al tempo, quindi ci vuole tanto tempo, non arriva così il successo, chiamalo poi come vuoi. Però penso che comunque con l'impegno e con la costanza si arriva dappertutto. Bene, noi naturalmente glielo auguriamo. Adesso però è qui per parlare, per lavorare sul progetto Italian Tech che sta avvenendo in questo momento. E raccontaci un po' cosa ne pensi. Sicuramente questo progetto è a scopo benefico, è una cosa assolutamente positiva, specie per fatti accaduti casa nostra, quindi per la Sardegna e tutto quanto. Poi sicuramente per noi produttori è un motivo in più per creare il legame tra noi italiani, produttori italiani di vari generi, perché qua c'è chi fa dubstep, chi fa EDM e tutto quanto, per avere degli scambi di idee, per poter trovare un punto di incontro e nuove idee. Certo, sicuramente è un'occasione per incontrarsi 24 ore consecutive e come sta andando? Cioè raccontami un po' come collaborare con tutti loro e tutte queste teste insieme, come è difficile o meno decidere come procedere sulla traccia. Ma sicuramente mettere insieme, come hai detto tu, tante teste è pressoché impossibile. Però stiamo provando a trovare un punto di incontro e di incontro ci stiamo anche riuscendo. Poi certo vedremo poi cosa verrà fuori. Sicuramente anche il fatto di queste 24 ore sono pesanti, perché comunque è una giornata intera rinchiusa in uno studio, anche se per tutti quanti noi è una passione, e vedremo cosa uscirà. Ok, voi state sentendo, state vedendo che cosa sta succedendo in questo momento e mi sembra che siete più molto bene sulla strada giusta, per cui sì, cose stanno procedendo. E, ascolta, cosa mi dici degli studi? Dove state appunto registrando la traccia? Sicuramente gli NM Studio sono tra i più grandi in Italia e lavorare qui dentro hai il top, nel senso che non ti manca nulla, hai tutto ciò che ti serve per produrre una traccia dalla A alla Z e soprattutto hai degli ottimi ascolti, degli ottimi riferimenti che ti servono a completare il tutto. Per cui siamo nel posto giusto, ce lo confermi. E, ascolta, progetti tuoi per il futuro, qualcosa che ci puoi già svelare, che hai pronto? Ma in cantiere ci sono tante tracce, tante idee che comunque sia quasi ogni giorno butto giù, faccio disco e adesso a breve sarà in uscita la mia collaborazione con i Doc MC, la mia seconda collaborazione con i Doc MC, che sono un trio formato da Luca Monticelli, Bruno Gioni e Mauro Contini, e in progetto ce ne sono altre due di tracce con loro, perché comunque abbiamo trovato una sintonia nel lavorare insieme, quindi riusciamo a trovare sempre dei punti di incontro su cui lavorare bene. Bene, insomma, poi immagino lo siate anche voi, perché a breve sentirete appunto il risultato di questi progetti. Qui noi ti auguriamo buona continuazione. Grazie. Del lavoro